Lucca penultima in Toscana per incidenti mortali, lo dicono i dati diffusi dall'ACI nel censimento annuale, calo dell'11% degli incidenti in tutta la provincia rispetto al 2016. Donata al Comune la mostra Sul Furioso, realizzata dal maestro Antonio Possenti nel 2016, anno della sua scomparsa. Le 34 opere saranno allestite nella Rocca Ariostesca di Castelnuovo. Si valorizzi la Pineta di Ponente, a dirlo Lega Ambiente, che ha indirizzato al Comune la richiesta per la valorizzazione del gioiello di biodiversità. Torna la colletta alimentare, l'iniziativa promossa dal Banco Alimentare si terrà in tutti i supermercati sabato prossimo per raccogliere generi alimentari per i più bisognosi. Per lo sport, Vorno e Camaiore quanti rimpianti, le due squadre non vanno oltre il pari interno contro Cenaia e Piombino. Blitz del Castelnuovo a Ponte Buggianese e domenica prossima al Nardini si gioca la sfida Vorno-Castelnuovo. Forte dei Marmi manca il sorpasso, finisce 2-2 l'atteso big match tra rosso-blu e campione d'Italia dell'Amatori Lodi. Le reti iniziali di Burgaia e Casas illudono i versilesi, ma una doppietta di Compagno gela il palaforte. Bentrovati al TG Noi, come avete sentito dai titoli è stata diramata i dati del censimento svolto dall'ACI sugli incidenti stradali in Italia. Vediamo com'è andata sulla nostra provincia. Si riducono dell'11% gli incidenti stradali in provincia di Lucca nel 2017. È questo il dato che emerge dalla ricerca svolta sulla popolazione automobilistica italiana dall'ACI. Dal censimento annuale dell'Automobile Club risulta che in Toscana sono immatricolati poco meno di 3 milioni e mezzo di veicoli, di cui 354.000 in provincia di Lucca, e che nel 2017 si sono registrati circa 16.000 sinistri. Lucca vede un piccolo calo nel numero degli incidenti, che passano dai 1.868 del 2016 ai 1.837 del 2017, la maggior parte dei quali non sono mortali, l'1,25%, solo 23 casi nella nostra provincia su un totale di 269 in Toscana. C'è tuttavia ancora molto lavoro da fare, secondo i vertici di ACI, dato che gli automobilisti lucchesi dimostrano di essere abbastanza indisciplinati. Lucca, infatti, occupa il secondo posto nella classifica delle province toscane, dove si registrano più incidenti, 1.837, superata solo da Firenze, 5.141. La situazione migliora leggermente se si considera la percentuale di incidenti rispetto al numero di veicoli immatricolati. In questo caso, infatti, al primo posto c'è Prato, seguita da Livorno, mentre Lucca condivide con Firenze il terzo gradino del podio. Una situazione che rispecchia il numero di auto in circolazione. La provincia di Lucca è infatti terza in Toscana per ampiezza del parco veicolare, superata solo da Firenze e da Pisa. Per quanto riguarda gli incidenti con esiti mortali a livello regionale, la causa principale è quella legata alla distrazione dei conducenti, seguita dall'alta velocità e dal mancato rispetto della segnaletica. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di arte e un'importante donazione che è stata fatta dalla famiglia Bertolani al Comune di Castelnuovo. È stato infatti donato l'intero ciclo che ha composto la mostra sull'Orlando Furioso del maestro Antonio Possenti. L'Orlando Furioso, dipinto da Antonio Possenti, trova casa nella Rocca Ariostesca, al centro di un ambizioso progetto di ristrutturazione e di rilancio territoriale. Grazie alla donazione della famiglia Bertolani, il Comune di Castelnuovo ha acquistato le 34 opere che il maestro ha dedicato al poema di Ludovico Ariosto. Le opere, che rappresentano un'intima e suggestiva rilettura del capolavoro del poeta da parte dell'artista lucchese, sono state esposte nel 2016, anno della scomparsa di Possenti, alla fortezza di Montalfonso, nella mostra Altrove e altri luoghi, occasioni e suggestioni dell'Orlando Furioso, organizzata e promossa dal Comune di Castelnuovo con il prestigioso patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Furioso in occasione del 500° anniversario della prima edizione del poema. Grazie alla donazione dei Bertolani, le opere del Possenti ritroveranno un'adeguata collocazione nell'esposizione permanente all'interno della Rocca restaurata.
La cosa bella è che io e mio fratello, che oggi non viviamo a Castelnuovo, ma a Castelnuovo ovviamente abbiamo la centralità della nostra attività imprenditoriale, abbiamo vissuto la nostra gioventù in una casa, in un'abitazione, in cui mia mamma raccoglieva comunque attorno a sé delle opere. E quindi qual è la migliore occasione di avere l'orgoglio e la possibilità di ricordarla a Castelnuovo attraverso un'installazione che sarà un'installazione che vivrà nella storia, probabilmente, cioè, si legherà in maniera indissolubile. Simbolicamente rappresenta il ritorno di Ariosto nella Rocca Ariostesca, con queste suggestioni dell'Orlando Furioso da parte di Possenti che sono veramente straordinarie. Quindi per noi è qualche cosa di significativo che valorizza tutto il progetto culturale di rinascita di Castelnuovo. Il giudice del Tribunale di Lucca, Susanna Messina, ha condannato l'azienda Snaitech per attività antisindacali, ordinando la cessazione della stessa e di continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. La condanna, afferma in una nota la CGIL, rende giustizia di fronte alla prepotenza aziendale messa in atto durante questi mesi e tesa a creare confusione tra i lavoratori e a delegittimare le RSU di Porcari e Roma, un fatto gravissimo ed inaccettabile. Rientriamo a pieno titolo in un'azienda, continua il sindacato, rinnovando le RSU e continueremo la lotta per capire le prospettive vere di questa azienda. E a Viareggio invece è emergenza per quanto riguarda l'occupazione, l'attività imprenditoriale del Vialone e della Marina di Levante. Tra i problemi riscontrati dagli esercenti sicuramente quello della sicurezza. Prima c'è stato il problema dei marocchini e la gente non veniva perché avevano paura, gli spaccassero i vetri delle macchine. Poi quando è accaduto quell'incidente che è morto quel ragazzo lì davanti al mercato ittico, dopo sono cominciate a venire le pattuglie della polizia e la gente sa, una biretta, due birette, tre birette e la gente non viene, ha paura per le patenti. Tre locali aperti in inverno, altri cinque in estate. È quel che resta oggi della movida sul Vialone. Il bilancio è di 8 locali attivi su 15. Ma che fatica per i commercianti di uno dei luoghi del divertimento serale più dimenticato di Viareggio. Si deve tornare indietro di almeno 10 anni per respirare l'atmosfera delle feste fino a notte fonda. 10 anni in cui, secondo i titolari dei bar e dei ristoranti, la moda della Marina di Levante è progressivamente tramontata. La causa? Un problema certamente di sicurezza che oggi, questa è la posizione delle attività storiche, non esisterebbe più. Tra varie amicizie si diceva no, non ci andiamo più per via sempre di questa sicurezza, soprattutto lungo la strada, non tanto nei locali. È cambiata la situazione grazie ai locali, grazie alla polizia, perché comunque adesso è tutto molto più controllato. Abbiamo messo in piedi, è stata messa in opera una rete di impresa che è un consorzio tra locali al lato monte e stabilimenti balneari sempre nelle due marine, si chiama Rete Impresa Marine del Parco, e con i quali abbiamo insomma già messo in opera dei progetti molto importanti, uno per quanto riguarda il decoro della zona, a finire con il bus navetta. C'è sempre un discorso anche di moda delle zone, e qui la Darsena ha avuto dei picchi altissimi e negli ultimi tempi un po' è calato, oggi la Darsena è sicura. Più pessimista la posizione della voce più storica della Marina di Levante, il pioniere del Vialone, Giampaolo Paoli, che negli anni 70 aprì il Gabbiano, rimasto in auge per 22 anni, gli anni clou della vita mondana, poi il ritorno nel 2006 con il locale Las Vegas che ha appena chiuso i battenti. Speranze oggi zero, non si sa dove, oddio, non siamo finiti bene, siamo proprio in uno stato di inefficienza, non c'è volontà di neanche di pensare a questa zona ed è brutto. E sempre a Viareggio, Lega Ambiente in una nota chiede al Comune di valorizzare la Pineta di Ponente, quale gioiello di biodiversità che però in questi ultimi anni è stata lasciata al degrado.
zona verde che correva ininterrottamente dal lago di Massaciuccoli fino oltre il lago di Porta, e di questa zona sono rimasti soltanto pochi scampoli. Uno di questi scampoli, per esempio, è qua all'interno della Pineta di Ponente, probabilmente poco conosciuto dai cittadini. Chissà in quanti ci passano ogni giorno senza sapere che oltre quella staccionata si nasconde un gioiello di biodiversità, un'area umida selvaggia, ultima erede dell'antica macchia lucchese racchiusa nel perimetro urbano della Pineta di Ponente. C'è solo un cartello che informa i passanti del valore di quel rettangolo di natura apposto a fine settembre dai volontari di Lega Ambiente, che oggi chiedono al comune di Viareggio di valorizzare al meglio quest'area con una cartellonistica ad hoc e percorsi pedonali. Siamo imbattuti in tantissime specie di uccelli, in scoiattoli che scorazzano qui intorno, e questo accresce la ricchezza del territorio. Con i cambiamenti climatici che sono in atto, la presenza di queste zone aiuta quella che viene chiamata la resilienza di un territorio, cioè la capacità di reagire positivamente. La difesa dell'immenso patrimonio arboreo del territorio, in parte purtroppo compromesso per incuria o per l'infestazione da manzucocco, è una sfida davvero difficile, ma secondo Legambiente la prevenzione e la programmazione delle potature è la strada giusta, evitando però le capitozzature selvagge. Non si possono piantare tutte le piante che si vogliono in tutti i posti che vogliamo. Loro hanno delle loro esigenze, crescono in un certo modo, diventano a un certo punto anche ingombranti, e questo bisognerebbe capirlo prima, quando si va a piantare la piccola piantina, che la pianta, se fatta crescere naturalmente, non ha ferite, per esempio dovute appunto alle capitozzature che di solito facciamo noi. Questo non avere ferite la tutela dal punto di vista fitosanitario, perché evita l'infestazione di batteri o di funghi che potrebbero compromettere la stabilità della pianta. E sempre in fatto di alberi, quantomeno, e di natura, a Lucca si è tenuta la festa degli alberi con una cerimonia abbastanza particolare. Per fare una città ci vogliono gli alberi, è la frase scelta dall'amministrazione comunale di Lucca per la cerimonia dell'avvio della ripiantumazione degli alberi in viale Luporini, a due passi dalle mura, nell'area in cui è in corso l'importante opera di riqualificazione connessa alla realizzazione della nuova rotatoria che tra pochi giorni sarà aperta al traffico fuori Porta Sant'Anna. Per l'appuntamento non è stata decisa una data casuale, la scelta è infatti caduta nella ricorrenza nazionale della giornata dell'albero. All'inizio di viale Luporini, nel tratto verso piazzale Boccherini, è stato messo a dimora il primo dei nuovi alberi, che sono stati previsti come elemento fondamentale del significativo rilancio che si sta realizzando su tutta l'area. La nuova cerniera di unione e collegamento ciclopedonale fra il quartiere di Sant'Anna e il centro storico. La pianta è una magnolia della stessa varietà presente in Corso Garibaldi, caratterizzata dalla precoce e spettacolare fioritura primaverile. Complessivamente saranno piantati sul viale un totale di 18 esemplari, mentre nel piazzale Boccherini saranno ricollocati altri 39 alberi. E ricorre oggi l'anniversario della Virgo Fidelis, la patrona dei carabinieri. Ci sono state molte manifestazioni a Lucca, Viareggio e anche a Castelnuovo. Anche in provincia di Lucca l'Arma dei Carabinieri ha celebrato con diverse messe la ricorrenza annuale della Virgo Fidelis, proclamata ufficialmente da Pio XII patrona di tutti i carabinieri fin dal lontano 1949. Tra le varie celebrazioni sul territorio abbiamo seguito quella nel Duomo di Castelnuovo Garfagnana. Ad officiare la Santa Messa, la presenza dei vertici locali dell'Arma, dei comandanti delle 11 stazioni della Valle del Serchio, dei sindaci e delle autorità, Monsignor Angelo Pioli. Nell'omelia il prete ha voluto sottolineare, tra l'altro, l'importanza del rispetto per la divisa. La celebrazione della Virgo Fidelis è legata alla battaglia di Kulkalber in Africa orientale nel 1941, ricordata per l'eroico sacrificio del primo battaglione carabinieri. Finite le munizioni, i militari continuarono a combattere all'arma bianca e fino ad essere quasi tutti uccisi. Gli inglesi, colpiti dal coraggio dei nostri carabinieri, tributarono loro l'onore delle armi. Un sacrificio che valse all'arma la seconda medaglia d'oro al valor militare. Torna sabato prossimo la colletta alimentare organizzata dal Banco Alimentare per poter fare la spesa e donarla a chi è più povero.
Sabato prossimo 24 novembre si svolgerà la 22esima giornata della colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus e realizzata a livello locale grazie ai volontari del Banco Alimentare della provincia di Lucca. Si tratta di un'iniziativa che dal lontano 1997 è diventata uno dei più grandi eventi di solidarietà a livello nazionale. Di fatto, su tutto il territorio provinciale, Lucca e Piana, Versilia, Valle del Serchio, sarà possibile, dall'apertura fino alla chiusura nei punti vendita della grande distribuzione che hanno aderito all'iniziativa, offrire quello che uno vorrà e potrà. Ne abbiamo parlato a Buongiorno con noi con Roberto Aiello, responsabile per la provincia di Lucca del Banco Alimentare. Per dire come funziona, nei supermercati, tutti, praticamente in tutti i supermercati saremo presenti sabato, i volontari sono riconoscibili dalla pettorina e a chi entra nel supermercato dai volontari sarà consegnata una bustina di plastica e un volantino come questo dove appunto in modo che uno capisce quello che deve prendere, quello che vorremmo ricevere. Naturalmente la gente è libera di dare quello che vuole e noi lo raccogliamo all'uscita, così come stiamo vedendo da queste immagini, nelle immagini, e viene stoccato in un magazzino che ci ha concesso il comune e una volta rifatti i calcoli di tutto quello che viene raccolto entro una settimana cominceremo la distribuzione, anche perché prima di Natale sicuramente vogliamo finire il ciclo che riguarda questa colletta, che comincia in sostanza già a settembre. Ricordiamo che si potranno donare alimenti per l'infanzia, sughi e pelati, tonno in scatola, olio d'oliva, riso, legumi e biscotti. Lo scorso anno in un solo giorno furono raccolte 494 tonnellate di alimenti. L'auspicio è che, nonostante tutte le difficoltà oggettive del momento, si possa fare ancora meglio. Nel ridotto del Teatro del Giglio è stata presentata l'iniziativa che verrà realizzata dai medici artisti Non Solo Ippocrate, che prevede un convegno e uno spettacolo al Teatro del Giglio. È l'arte come vera e propria terapia per il paziente e l'arte come personale mezzo di espressione per il medico stesso la protagonista della rassegna Il medico e l'arte Non Solo Ippocrate, un'iniziativa a sostegno delle attività sanitarie e assistenziali della Croce Verde di Lucca, che ha il duplice obiettivo di raccontare da un lato l'arteterapia e dall'altro di avvicinare la figura del medico alla cittadinanza e ai pazienti, raccontandone attraverso la personale produzione artistica la sfera più umana e privata. L'iniziativa si declina in due diversi appuntamenti: un convegno che si terrà il 24 novembre nella sala di Assindustria a Palazzo Bernardini e uno spettacolo nella serata del 1 dicembre al Teatro del Giglio. È uno spettacolo di beneficenza che viene fatto dai medici artisti italiani che da 25 anni girano l'Italia attraverso contatti con varie associazioni, enti e fondazioni e praticamente portano una modalità diversa del medico di oggi di essere presente a livello sociale, una modalità più vicina alla popolazione e ovviamente con una certa dose di ironia, perché espongono il loro talento artistico. Proprio 25 anni fa, qui al Teatro del Giglio, che ci ospita in questi giorni, noi riproporremo una kermesse incredibile, dalla lirica al teatro, al cabaret, alla musica leggera, alla musica classica, che porterà un'immagine, se vogliamo, anche originale di quella che è il medico di oggi. E sarà il sindaco di Gallicano, Davide Saisi, il prossimo ospite della puntata Dido, in onda venerdì alle 21 su Noi TV. I telespettatori potranno, come di consueto, intervenire tramite SMS e WhatsApp. È questa l'ultima notizia della prima parte. Adesso una breve interruzione pubblicitaria e poi la pagina sportiva.